No, pensavo si vedessero, invece non si vedono. Vabbè, circondata dai palloncini, vi mostro cosa ha ricevuto per il baby shower. Oddio. Ah, forse così? Sì, siete un po' invadenti, ragazzi. Bentornati sul canale. Allora, in questa nuova postazione che è sempre... Non so mai se sono comodo oppure no, davvero, ma è lo stesso. Vi mostro che cosa ho ricevuto per il baby shower. A parte i palloncini, alcuni li ho comprati, questo me l'hanno regalato. Carino. Vi mostro subito la cosa ingombrante. La cosa ingombrante, anzi non ve la mostro perché è troppo faticosa da sollevare, vi inserirò una foto, è la torta di pannolini. La torta di pannolini di cui parleremo o avremo già parlato nel video dedicato al baby shower perché è una di quelle cose imprescindibili, è anche un regalo utilissimo. Nel mio caso contiene 60 pannolini e come topper aveva questo peluscino di Kiko della linea 0 più, Soft Cuddles appunto, che è una piccola renna obesa vestita d'azzurro, che è bellissima, è troppo bella e fa anche un leggero rumore di tipo un sonaglino, non so se lo sentite da lì. È carinissima, mi piace un sacco. E la torta di pannolini arriva dalla zia delle cugine di Mister Marito. Altra cosa ingombrante, così ci togliamo subito le cose ingombranti, è il regalo della mamma della mia migliore amica che mi ha regalato il Boppi. Cos'è il Boppi? Il Boppi è il cuscino da allattamento ed è praticamente un cuscino fatto a ciambella, questo è azzurro con i pallini, che serve per sostenere il bambino mentre lo allattate, ma anche per appoggiarlo dopo l'allattamento o per aiutarlo nei primi mesi a gattonare, ad appoggiarsi, a stare un po' dritto ed è veramente bellissimo. Lo fanno molte marche, l'originale è Boppi, che è questo qui. E come regali ingombranti abbiamo finito. E poi, vediamo un pochino. Facciamo prima il reparto giochi e varie ed eventuali. No, le mie amiche, quelle della compagnia, hanno preparato questo bellissimo bigliettino. Ve lo mostro perché tutto il lavoro che ci è stato messo merita. Non so se lo vedrete tutto intero, è abbastanza gigantesimo, giganterrimo. E hanno pescato, io avevo fatto una wish list, anzi due per la verità. Hanno pescato da una delle due wishlist e hanno preso questo Rainbow Cube della Kikko, che è carinissimo. È un, aspettate che ve lo tiro fuori, proiettore. All'interno ha, adesso vi dico, quattro effetti luminosi, otto colori, tre direzioni e le musiche sono quelle di Rossini, più c'è della musica New Age e dei suoni naturali. Devo ancora accenderlo, quindi non vi so dire. Il cubo si presenta così, davanti a questo peluscino, dietro ha il pannello di controllo in cui scegliete il colore e la funzione che volete attivare. Dopodiché avete la possibilità di avere il colore pulito praticamente, oppure le varie forme. Qui c'è un cielo con le nuvole e l'aquilone, qui ci sono i cuoricini e qui le stelline. Quindi in base a come lo posizionate e a come lo regolate, cambia e proietta sul soffitto e sulle pareti delle lucine molto leggere colorate e una leggera musica. Potete anche fare solo la luce o solo la musica. Carino. Carino, carino, carino. E mi hanno aggiunto anche un set di pile perché chiaramente non erano incluse e hanno ben pensato che fosse utile averle già insieme. Poi una vecchia amica di famiglia invece non ha pescato dalla wishlist, ha comprato lei e ha preso questo,
che è un fasciatoio portatile, praticamente uno di quei tappetini che si usano come base per cambiare il bambino in giro, è azzurro con i quadratini tipo Vichy, poi c'è questo ricamo Once Upon a Time e di qua chiaramente è la parte impermeabile. E questo è pratico per la borsa del cambio, quindi da avere sempre dietro, da tenere in macchina, nella sua pratica bustina, tra l'altro, che penso sarà il contenitore dove rimarrà, perché è veramente molto molto pratica e compatta. Poi, la mia amica Chiara dalla mia wishlist. Io ve le lascio qua sotto, ma non perché so che alcune di voi hanno mamme, amiche, parenti incinta. Se vi serve qualche spunto, qualche idea, io ve le lascio qua sotto, perché sono tutte cose che ho trovato magari in internet. Tipo questo. Questo servirà più avanti, è della Tommy Tippy, che è una marca che mi piace tantissimo. È della linea 7 mesi più, quindi vi dicevo servirà più avanti. E si chiama Explore, della linea Explora, il Magic Mat. Che cos'è il Magic Mat? Non ha BPA ed è perfetto per lo svezzamento. Adesso sto cercando di non rompere tutto tirandolo fuori. È un tappetino che va posizionato, eccolo qua, un tappetino da posizionare sopra la base, il vassoietto del seggiolone per le pappe, in modo da poter ancorare a questa ventosa il piattino, in modo che l'inquilino dispettoso non possa lanciare il piatto un po' dove meglio crede. È carinissimo. Chiaramente quando avrò modo di sperimentarlo vi farò sapere anche se è solo un'idea geniale o se è anche una cosa che effettivamente funziona. Dovremmo aspettare un po' perché appunto questo servirà per lo svezzamento. E poi ovviamente non potevo non mettere in lista qualche libro. In particolare abbiamo ricevuto il Tocca e Senti, che sono questi libri che hanno gli inserti in peluscino che riproducono i diversi tipi di pelo degli animali. Quello che avevo scelto io era Gli animali del mondo, e quindi ci sono i vari peletti. E l'altro libro che avevo scelto è il libro della buonanotte delle edizioni Asborn, con all'interno, quante sono? 5 favole, guardate che bello che è, dedicate a 5 animaletti. C'è Buonanotte leoncino, Buonanotte pinguino, Buonanotte, cioè, elefantino, questo è il pinguino, e io le trovo bellissime, Buonanotte coniglietto, carine, molto carine, e quindi 2 libretti. La mia amica Alice, mi ha preso 2 cose dalla lista che non sono ancora arrivate, 2 cose di Tommy Tippy, sempre della stessa marca di prima. Vi faccio comparire le immagini: uno è un set per il cambio da viaggio e l'altro è un travel beauty praticamente per il neonato, con forbicine, termometro, spazzolina, pettinino, che stanno arrivando da Amazon con calma. E poi extra lista, ha trovato delle cosine che le piacevano e le ha prese. In particolare ha preso queste calzine che hanno una locomotiva sul davanti, e poi ha preso questo che è il come si chiama? Vediamo se ha un nome, perché io sono... Gioco da passeggino lo chiamano, la liana del bosco. Praticamente ha tutti questi che fanno, questi aggeggi che fanno rumore, che si muovono, da attaccare alla sbarra del passeggino, della linea 03 di Franco Cosimo Panini, Dashi. E sempre della stessa linea, guardate questo che carino, ha preso la clip portaciuccio del principe Ranocchio, cioè la clip portaciuccio del principe Ranocchio. Serve che io dica altro? Non credo. È bellissima. Non mi resta che comprare almeno un ciuccio. Un po' in ritardo, cosa dite? Può darsi. Vabbè. E poi. Ah sì, poi vabbè. Ve li faccio vedere misti, perché in realtà li ho messi dentro un po' così. La mia mamma ha pensato anche a me, perché ha detto ok, va bene, tutti i regali per l'inquilino, ma prendiamo qualcosa anche per me. E mi ha regalato questi orecchini, che sono bellissimi.
Sono in plexiglass, belli leggerissimi, e li ha presi da Coin, mi ha detto. E quindi penso siano della linea Coan. Io li trovo bellissimi. E così ho ricevuto qualcosa anche io e non solo l'inquilino. Dopodiché, l'ultimo gioco, mi sa, sì, che ha preso sempre mia mamma, è questo. Ed è il, lo chiamano Dudu, non saprei dirvi, confortino anche l'ho sentito chiamare. Questo è di Nattu ed è l'asinello ed è carinissimo. E qui si può attaccare il ciuccio. E veniamo a un po' di abbigliamento, che si sa non fa mai male. La mia migliore amica, che mi ha preso la borsa da portare in ospedale per l'inquilino, di cui vi faccio comparire una foto dei The Glingos, che non è ancora arrivata, per non venire a mani vuote, mi ha preso queste scarpine. Aspettate che le mettiamo così. Queste scarpine con il coniglio. Cioè, sono bellissime. Sono stupende, non so neanche, ah, taglia unica, non so neanche quando le metterà, ma sono bellissime. E poi mi sa che i vestiti me li ha presi tutti mia mamma, in varie, no, non è vero. Sapete che mi sono dimenticata? Un po' le ha presi mia mamma, ma queste calzine qui non mi ricordo se le ha prese mia mamma. No, queste qua mi sembra che le abbia prese sempre Alice, la mia amica, che sono dei calzini, delle scarpine calzine a righe bianche e blu con le orecchie sulla punta. Poi forse il resto l'ha preso tutto mia mamma. Vabbè, mea culpa che ho perso, ho messo tutto insieme e quindi ho dimenticato. Comunque, da vestire, cosa ha ricevuto? Ha ricevuto le muffole antigraffio, i guantini che, per non graffiarsi con le unghie, e queste sono di Petit Bateau. Mentre, sempre Petit Bateau, il cappellino a righe bianche e azzurre, e di Yana Baby invece il completino, sempre cappellino bavaglino, in questo caso bianco, qui ci sono dei pois grigi ma molto leggeri. E poi invece meno sobrio ma è bellissimo il cappellino di Superman da abbinare alla salopette di Batman, secondo mia mamma, ma insomma le ho detto che due supereroi insieme non vanno bene, però abbiamo anche il cappellino di Superman. E poi queste le avevamo viste insieme, mia mamma è andata a prenderle e sono bellissime. Sono, questa è una camicia della marca Gocco, che è in cotone ed è bellissima, col collo alla coreana e la manica lunga, è bellissima secondo me. E Gocco qua da noi la tiene Coin. E questa, che non mi ricordo di chi è, di Obaibi, che è un altro marchio che mi piace tanto, che qua da noi tiene sempre Coin, che io trovo bellissimo, è veramente, cioè, è stupendo questo maglioncino, bello proprio tanto. E queste sono taglie un pochino più grandine ovviamente, questa è un 12 mesi, è un 74 cm e questa è un 3-6 mesi, perché non ho speranze di voler infilare a un neonato della roba troppo complicata. Per invece i primi tempi, guardate che bella! Questa è bellissima, cioè è fantastica, è una tutina in ciniglia di Petit Bateau, chiaramente righe bianche e blu, però è bellissima, cioè quanto bella può essere. Questa è proprio un mese, è 54 cm, quindi finirà nella borsa dell'ospedale. Poi ci sono due bodini della Absorba, uno grigio manica lunga con l'orsetto e uno bianco manica lunga con l'orsetto, entrambi a kimono. E poi c'è questo pigiama di Yana, che invece è un po' più grande, ma è 56 cm sempre, che è però senza i piedini, con su scritto ciuccio, sì grazie. Parliamone. E chiudo con un regalo che è una tradizione, diciamo così, nel senso che quando mia madre è rimasta incinta di me, mia nonna le ha regalato questo kit per la toilette della mamma e del neonato. E lei, siccome mia mamma è una che ama conservare le cose
e non usarle, non l'ho mai usato. Poi ha avuto mio fratello e ha pensato, vabbè, forse lo userò con questo nuovo figlio, e invece no. Morale della fiera, il kit di asciugamani e attrezzi per la cura di sé è arrivato direttamente a me. Quindi ci sono due scatoline di queste qua, porta ovatta, il porta sapone, tipo queste cosine qui. Poi c'è una spazzola e un pettine, che chiaramente non vanno bene per il neonato, vanno bene per la mamma. E poi c'è tutto il set di asciugamani di varie dimensioni e anche la manopola per il bagnetto. Tutto giallo con questo ricamo di un giallo diverso. Non mi ricordo più quanti asciugamani sono tipo uno da bagnetto, uno da viso, uno piccolino, carinissimi. E questo diciamo che è più il ricordo affettivo che insomma ci sta. Quindi diciamo che arriva direttamente da mia nonna, attraverso mia madre è arrivato a me. E quindi è un regalo di eredità e di cuore, mettiamolo così. Bene, dovrei avervi fatto vedere tutto. Sì, dai. Bene, così adesso posso mettere tutto via e iniziare a lavare le cose, perché l'incubo in questo momento è che devo lavare tutto, preparare tutto e sono un po' in fermento. Fatemi sapere se c'è qualcosa che vi è piaciuto in particolare, se avete bisogno di informazioni in più. Io vi lascio qua sotto appunto i link degli oggetti, perché quelli che avevo in lista nascita sono tutti reperibili online. Quindi se volete ricomprarli potete farlo, anche per le vostre amiche, sorelle, mamme, le mamme del futuro. E basta, vado a sistemare un po' di cose, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!